acquistando un hosting Linux o Linux più Windows, avrai gratuitamente il servizio Softaculous, che ti permette di installare e configurare un'ampia gamma di applicazioni per gestire il tuo spazio web con un solo clic, senza particolari conoscenze tecniche. L'hosting Linux, con questo servizio, si arricchisce ulteriormente rappresentando così l'ambiente ideale per ospitare applicazioni tra le più diffuse, come ad esempio WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop e tanto altro. Potrai installare, rimuovere e gestire attraverso semplici passaggi queste applicazioni direttamente dal tuo pannello di controllo. In questo tutorial ti mostrerò come procedere. Per iniziare, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi, inserisci il tuo username Aruba, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. A sinistra del pannello apri il menu Applicazioni e clicca su Softaculous App Installer. Si apre una pagina contenente l'elenco di tutte le applicazioni disponibili. Qualora l'applicazione che desideri installare non sia presente in questa pagina, cercala digitando il nome del CMS nel campo Cerca in alto a destra. Per ogni applicazione puoi visualizzare una panoramica descrittiva e una demo in anteprima. Scegli l'applicazione più adatta alle tue necessità e clicca Installa. Dal menu indicato, scegli il protocollo da usare. Ti consiglio di scegliere HTTPS come parametro predefinito. Indica il dominio su cui installare il software. Nel campo indicato, scrivi il nome della cartella relativa al proprio dominio su cui effettuare l'installazione. Se intendi navigare il tuo sito soltanto con www.nomedominio.estensione, lascia il campo vuoto. Scegli la versione che vuoi installare. Nel campo nome del database, inserisci il nome del database che vuoi da utilizzare tra i 5 disponibili per il database MySQL. Negli appositi campi digita l'utente MySQL e la password associata. Nel campo nome host del database inserisci l'IP del server MySQL. Questa informazione è raggiungibile dalla home del pannello MySQL. Poi indica il nome del sito e la descrizione. Indica il nome utente amministratore del sito, la password e l'indirizzo email dell'utente amministratore. Dal menu apposito scegli la lingua dell'installazione. Per ricevere i dettagli dell'installazione, inserisci nel campo indicato un indirizzo mail valido e funzionante. Infine, clicca su Installa per concludere la procedura. Con il CMS Moodle, la directory dei dati di default è un campo che viene compilato dal sistema, ma può essere modificato. Se l'installazione è andata a buon fine, visualizzerai una schermata di conferma. Nel caso in cui tu non abbia inserito alcuni parametri correttamente, la procedura di installazione si interrompe e il sistema ti indica il tipo di errore effettuato. Correggi l'errore e clicca nuovamente su Installa. Per concludere, ti consiglio di mantenere sempre aggiornata la versione di Softaculous impostando gli aggiornamenti automatici. Anche gli applicativi possono presentare vulnerabilità. Per prevenire i possibili attacchi, ti consiglio di verificare periodicamente la presenza di versioni aggiornate delle applicazioni che utilizzi e procedere agli aggiornamenti del CMS ed eventuali estensioni aggiuntive come temi, moduli, plugin. Ti informo che tali aggiornamenti non sono a carico di Aruba.